strada di Passo del Carnaio, strada del Tour de France. 10 giorni fa qui passavano i corridori che adesso sono in Francia, per chi segue il ciclismo le tappe stanno proseguendo con Pogacar in maglia gialla, Vingegaard secondo e Van Aert terzo. Ai protagonisti di questa grande manifestazione sportiva 10 giorni fa erano qua. Ora è tornata la quiete, la normalità di questi luoghi, vedete le rotoballe, è stato mietuto, credo ci fosse l'orzo qua, adesso non ricordo. C'è un trattore che sta lavorando, sento il rumore, prima l'ho anche intravisto, adesso è sfuggito dalla mia vista. Sullo sfondo il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Fattorone Campigna. Ho rifatto questa strada, era dal tour insomma che non ripassavo perché poi sono stato un pochino in vacanza, e vedere scritte in terra i nomi dei corridori. In basso all'inizio della salita c'è Pantani Vive, Pogacar, Cavendish, mi ha fatto tornare ovviamente a quelle settimane, insomma settimane scorse, ma mi ha fatto ripensare la grandezza di questo evento. Cioè, fra 30, 40, 50 anni si parlerà ancora del Tour de France che è passato da questa strada. Il Tour de France, come ho detto più volte, è il terzo evento sportivo più grande del mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali. E l'emozione di averlo visto passare a casa nostra, nel nostro territorio, è qualcosa di incredibile. Pensate che in Italia le Olimpiadi ci sono state nel 1960 a Roma, 64 anni fa. Poi ci sono state le Olimpiadi invernali a Torino nel 2006, ci saranno anche le prossime Olimpiadi, però le Olimpiadi estive dal 60 ad oggi non le abbiamo più avute nella nostra nazione e furono a Roma. I mondiali di calcio ci sono state nel 1990, io ero un ragazzino, me ne ricordo molto bene, ma si giocavano nelle grandi città, si giocavano a Roma, a Milano, a Napoli e in altre varie città. Ma pensare che un evento come il Tour de France, che è paragonabile a questi che vi ho citato, Olimpiadi e Mondiali, è passato qui da noi, è veramente qualcosa di incredibile. Adesso parlando si diceva chissà se mai ripasserà, è qualcosa credo di irripetibile. La speranza di poter rivedere il Giro d'Italia in queste zone, questo sì. Il Giro è passato 2 volte, 2 arrivi a Bagno di Romagna, e visto anche il fatto che il Tour de France ha scelto questo percorso, mi viene da pensare che potrebbe diventare un tragitto, non dico classico, ma ripetuto negli anni con più frequenza rispetto a quella che c'è stata negli ultimi anni, no? Perché abbiamo avuto il Tour de Fra il Giro d'Italia, scusate, nel 2017, Firenze Bagno di Romagna, poi l'altra tappa del Giro d'Italia, Siena Bagno di Romagna. Non fecero il Carnaio da questo tratto qui, ma salirono dalla salita di Spinello, come viene chiamata. E però il fatto di aver già avuto 2 tappe del Giro e una tappa del Tour de France mi fa pensare che questo territorio è veramente molto vocato al ciclismo, anche al ciclismo competitivo. Quindi la speranza è di poter vedere nei prossimi anni nuovamente competizioni ciclistiche in questa zona, in particolare il Giro d'Italia. Il mio sogno da appassionato di sport e di ciclismo in particolare è appunto che ci possano essere in futuro varie gare. Tra l'altro, in questo tratto qui si correva la Forlì-Monte Coronaro, una gara che vinse per juniores, se non ricordo male, si è fatta fino alla fine degli anni 80 e Pantani l'ha vinta. Io mi ricordo quando la vinse. Tra l'altro, ho visto in TV nei mesi scorsi un documentario su Pantani dove si mostravano le immagini, e un'immagine era proprio in questa curva qui, dove io sono venuto a vedere con amici il Tour de France, e quindi mi ha suscitato una particolare emozione. Pensare di aver visto Pantani, giovanissimo, che corse quella gara, la Forlì-Monte Coronaro, che purtroppo ora non c'è più. Chissà, magari se il ciclismo tornerà in voga come un tempo, potranno anche tornare queste gare che facevano poi la storia, tra virgolette, del dilettantismo in queste zone. La Forlì-Monte Coronaro era una gara bella, basta dire che Pantani l'ha vinta, insomma, quindi ha un albo d'oro di tutto rispetto. Ora gare giovanili in queste zone
ce ne sono poche. Io quando correvo negli anni 90 in Romagna ce n'erano tantissime, qua da qualche parte qualche gara si faceva, però ripeto, la Forlì Monte Coronaro credo che non si faccia più da oltre 30 anni. Però chissà che non possa tornare la voglia di organizzare questo tipo di competizioni e, come detto, riportare qua grandi giri. Giro d'Italia, perché no? Giro d'Italia donne che è passato nei giorni scorsi dalla Romagna, e sono tutti eventi molto molto belli. Il nostro territorio è molto vocato. Io mi ricordo quando nel 2017 venne il Giro d'Italia e venne in sopralluogo il direttore di corsa, ci mettemmo a parlare e lui mi disse: guardate che questo è un territorio veramente molto molto vocato per il ciclismo. Io pensavo che lui ritenesse il ciclismo per escursionismo, mountain bike. Lui ha detto: no, no, voi dovete investire sul ciclismo su strada, perché questo è proprio il territorio perfetto per il ciclismo su strada. E guarda caso, Giro d'Italia 2017, Giro d'Italia 2021, Tour de France 2024. Quindi la speranza è di poter rivedere questi grandi eventi sportivi in un territorio, come detto, particolarmente vocato. Guardate che bel tramonto, qua è sempre un grande fascino. Tutte le volte mi fermo qui a fare foto di giorno, di sera, di notte. Tramonto bellissimo qua verso est, con sullo sfondo il crinale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Montefeltrone Campigna. Dietro è nascosto dal monte, qui davanti c'è anche la riserva integrale di Sassofratino, patrimonio dell'umanità. Quindi, quale posto migliore per venirsi a fare un bel giro in bicicletta? Un saluto da Passo del Carnaio e dalle strade del Tour de France.